Celleno è ubicato su uno sperone tufaceo a 341 metri, originatosi in corrispondenza dello spartiacque tra due bacini idrografici creati dal Fosso delle Briglie a nord e dal Fosso delle Calenne a sud. Celleno fu prima colpito da epidemie, poi da frane, eventi terribili avvenuti in anni non precisati e infine distrutto da un terremoto nel 1931. Fatto sta che dalla fine del 1800 fu abbandonato. Oggi è considerato un borgo fantasma. Il nuovo borgo di Celleno fu ricostruito non molto lontano, negli anni 30. Oggi si contano poco meno di 1500 abitanti. Il borgo abbandonato è ancora un intricato dedalo di viuzze che portano fin su a quel che resta dell'antico castello, dopo aver superato la scenografica via del ponte, stradine su cui si affacciano piccole case prive di intonaco e resti di palazzi in pietra di basalto. Il castello ne ha passate di tutti i colori, conobbe le alterne vicende della rivalità tra famiglie di Guelfi e Ghibellini. Nel XV secolo divenne possedimento della famiglia Gatti e poi fu un feudo degli Orsini, famiglia dalla quale prende ancora il nome. Collocato nel territorio laziale a destra del Tevere, tra Orvieto e Orte, fa parte della regione della Teverina. Questa è costituita da terreni ricoperti di materiali vulcanici emessi nelle varie fasi esplosive dell'apparato vulsino e poggianti su uno strato sedimentario argilloso sabbioso. Un'incisiva azione delle acque ha fatto affiorare queste formazioni sedimentarie e ciò è visibile in modo evidente visitando Civita di Bagnoregio e la Valle dei Calanchi. Questo fenomeno è visibile, seppur meno evidente, anche lungo le pendici del centro storico di Celleno. Queste caratteristiche hanno permesso la nascita di numerosi insediamenti sin dall'età preromana, con una continuità di vita pressoché ininterrotta. Tali caratteristiche hanno anche favorito la formazione di straordinari scenari e profondissimi forre, quali ad esempio le Gole dell'Infernaccio. A sud del comune di Celleno, al confine con Viterbo, si cela uno scenario di straordinario valore paesaggistico e naturalistico, conosciuto con il toponimo di Infernaccio. Il torrente, in corrispondenza del Castellaccio, comincia la sua opera di erosione creando una profonda forra impervia e scoscesa, quasi inaccessibile. Sul fondo delle Gole si è di fronte a una straordinaria scenografia fatta di quinte naturali a strapiombo con rupi alte oltre 60 metri e dove trovano la massima espressione di bellezza naturalistica la cascata e gli stagni circostanti. Qui un singolare effetto cromatico è ottenuto dal contrasto tra il rosso dell'acqua ferruginosa a livello superficiale e i toni bluastri del fondo. Seguendo la direzione verso valle, lasciando alle spalle la cascata, si incontrano le famose Gole dell'Infernaccio. Qui l'acqua scorre su di un letto sabbioso tra due pareti a picco, in un contesto dove il silenzio è il tratto più caratteristico. Ancora più a valle, i grossi massi di basaltina adagiati sull'alveo, levigati e tinti di rosso dall'acqua, creano continuamente piccoli salti di quota, rendendo quanto mai caratteristico il percorso del torrente. Oltre alla bellezza del contesto paesaggistico, è indubbio il valore idrogeologico che tale luogo riveste sia per lo studio della stratificazione litologica, sia per la presenza di numerose sorgenti di acqua minerale dalle diverse caratteristiche, a cominciare da quella con alta concentrazione di ferro, la stessa che dà al fosso l'originale connotazione della colorazione rossa. Nel 1815 il naturalista e archeologo Giambattista Brocchi, proseguendo i suoi viaggi per l'Italia accompagnato dall'incisore Ribaldi, attraversò la Toscana e il Lazio. Tra le corrispondenze scientifiche di interesse mineralogico, geologico, botanico, zoologico inviate al Giornale Scientifico Letterario Biblioteca Italiana si ritrova una lettera del 22 giugno 1816 inviata da Brocchi al suo amico e collega Brainslack, nella quale descrive gli ammassi colonnari basaltina di Bolsena, ferento della valle dell'Infernaccio di Rocca Respampa,
Campani e di Vignaccio nella valle del Triponzio. Non in secondo piano, la tradizione culinaria del meraviglioso borgo, le ciliegie di Celleno vengono coltivate secondo principi che mantengono intatte le qualità del frutto. Raggiunta la maturazione verso la fine di maggio, i frutti vengono raccolti a mano, evitando così il processo meccanico, a volte traumatico. Stipate in cassette da 10 kg circa, vengono immesse subito sul mercato in continue piccole forniture che garantiscono sempre la genuinità e la freschezza del prodotto. Ottime, se consumate fresche, sono anche ingrediente ideale per dolci, sciroppi e marmellate. Il colore rosso vivo permette un utilizzo a fini decorativi con gelatine, frutta candita, salse e guarnizioni di ogni genere. Ben trovati in un nuovissimo appuntamento di Paese che vai. Quest'oggi andremo alla scoperta di Celleno, il borgo fantasma. Ci troviamo in questo momento nel borgo, percorrendo la strada per arrivare al famoso Borgo Fantasma. Io tra l'altro sono qui in compagnia di Piero Taschini della Proloco di Celleno. Grazie Piero per aver accettato appunto il nostro invito e per spiegarci questo meraviglioso borgo. Grazie a voi di essere qui, a Cusano Italia TV. Ci troviamo in questo borgo bellissimo, in questo scorcio di Celleno molto molto bello, e da qui, come dicevi tu, inizieremo questo viaggio che ci porterà al Borgo Fantasma, al più famoso Borgo Fantasma di Celleno. Di conseguenza vi racconteremo un po' la storia di questo borgo e tutte le vicende che sono accadute qui a Celleno. Allora andiamo a scoprirle insieme. E finalmente dal borgo siamo adesso arrivati al Borgo Fantasma. Noi siamo sempre in compagnia di Piero. Piero, ciao. Ciao Monica. Grazie per essere ancora qui Grazie a voi di essere qui. Parliamo un po' di quella che è la storia però di questo borgo. Raccontaci qualcosa. Innanzitutto, dice il cartello, benvenuti nel Borgo Fantasma. Perché Borgo Fantasma? Come vedete non c'è più nessuno. E questo borgo dal 60, nel 1960 il borgo è stato abbandonato. Perché è stato abbandonato? Come ci vedi Bagnoregio, questo borgo erge su questo sperone tufaceo molto friabile che negli anni è andato giù verso la vallata, anche perché sotto abbiamo un piccolo fosso che scorre negli anni e ha portato con sé il paese e sta continuando tutt'oggi a portare con sé il paese. Diciamo questa piazza, vecchia piazza del comune, ora piazza Castellani, anni fa era il fulcro del paese perché qui avevamo il telefono pubblico. C'era il castello, che all'epoca era il palazzo comunale, quindi qui si svolgeva tutta l'attività dei cellenesi. Adesso noi, come Proloco, grazie anche al lavoro fatto dall'amministrazione comunale, stiamo cercando di far rivivere questo borgo. E questo in, nostro che modo, intento, in che modo sta riprendendo vita però ad oggi questo borgo? Questo borgo, da 4 anni a questa parte, abbiamo ricreato le vecchie abitudini del posto, abbiamo diversi locali, li abbiamo arredati con gli oggetti di una volta, anche per i giovani, per far vedere come si viveva una volta attraverso la messa in visione di questi oggetti che sono interessantissimi, anche per i giovani che sanno pochissime cose del passato. Stiamo cercando attraverso queste ricostruzioni di farlo rivivere. Quindi in qualche sorta di modo state cercando di riportare anche alla vita questo borgo ai giovani? Sicuramente sì, speriamo che i giovani ci seguano e venendo qui a lavorare con noi. Premesso che tutta opera di volontariato fatta con la Proloco per il bene del paese. Ci porti a vedere qualche luogo un po' più segreto e misterioso di questo borgo? Sicuramente sì. Andiamo? Andiamo.
Ebbene, noi ci troviamo in questo momento nella chiesa San Rocco. Io sono in compagnia di Don Francesco che insomma ci parlerà di quelle che sono le caratteristiche di questa chiesa, nella fattispecie di questo meraviglioso crocifisso. Innanzitutto grazie per essere qui con noi e per spiegarci la storia. Allora, questo crocifisso è tanto tempo che risale appunto al 1500, è un crocifisso in legno, sì, e rappresenta appunto la croce gloriosa, cioè la vittoria della croce. Non è un crocifisso come ne vediamo spesso, no? Nudo e crudo, ma con questi raggi, con questa corona sopra, con gli angeli, e nella parte fuori è raffigurato Dio Padre e gli angeli. Questo per significare appunto la vittoria di Cristo sulla croce. Cristo che sulla croce vince la morte e il peccato. Questo crocifisso ha un particolare che adesso non si nota molto, ma le braccia sono snodabili. Se uno si avvicina bene si vedono i tasselli che li tengono fermi. È stato detto di non farlo più, c'era prima una cerimonia tutta particolare, il Venerdì Santo, in cui si staccava il Cristo dalla croce, si toglievano questi fermi delle mani, di modo che potesse essere in questa posizione così, no? E poi veniva messo sulla bara. Adesso, dopo tanto tempo, il legno è un materiale che si consuma, per cui è stato stabilito di non toccarlo più e di lasciarlo così com'è, e per la bara è stato fatto un altro Cristo morto, che possiamo vedere infatti lì giù in fondo alla chiesa. Sì, che si può vedere lì in fondo alla chiesa. Senta padre, invece per quanto riguarda il santo patrono e anche le feste che organizzate qui nel paese, come viene gestito il tutto? Allora, la festa del Santissimo Crocifisso viene fatta il 14 settembre, nel giorno dell'esaltazione della Santa Croce. E c'è una messa al mattino che poi è seguita... Sì, c'è un triduo in preparazione, poi al mattino la messa è seguita da una piccola processione che gira qui a Celleno Vecchio. In questi 2 anni di Covid non si è fatta più la processione e speriamo che quest'anno si possa rifare, speriamo di aver passato appunto questo periodo brutto e si possa ritornare alle vecchie tradizioni. Insomma, questo ce lo auguriamo tutti, ma invece per quanto riguarda i fedeli che frequentano questa chiesa, essendo appunto questo un paesino, ci sono anche dei giovani, dei ragazzi che vengono qui per pregare o ci sono prevalentemente persone più grandi? Alla messa vengono tutti, grandi e piccoli, grandi e giovani. I piccoli magari vengono più nella nuova chiesa di Celleno, perché vengono al catechismo e poi vengono a messa. In genere la domenica mattina qui c'è una messa alle 9:30 e i frequentatori sono un po' di tutte le età, sinceramente, ci sono persone anziane, anche molto anziane, e ci sono anche persone giovani. Giovani adulti, Quindi possiamo dire che in qualche modo la fede va a abbracciare un po' tutte quelle che sono le fasce di età. Sì, più o meno sì, più o meno tutte, sì. Ancora sì. Va bene, grazie mille per la sua disponibilità. Ebbene, noi ci troviamo ancora nella chiesa di San Rocco, ma questa volta siamo in compagnia di Giovanna Cannone, che è l'addetta alla manutenzione della chiesa stessa. Ciao Giovanna. Senti, ma come viene organizzata la manutenzione della chiesa? La manutenzione della chiesa... In cosa consiste? Consiste nella tenerla pulita,
mettere i fiori, tenerla bene, insomma, mettere le tovaglie, lavarle, stirarle. E ad esempio quando ci sono delle manifestazioni per il Santo Patrono, sì, come viene allestita questa chiesa? Si mettono dei fiori, più fiori ci si mettono, si fanno degli addobbi, è un addobbo particolare ogni volta che vengono le feste, cerimonie, matrimoni, tante cose. E da quanto tempo è che fa questo lavoro? Mo saranno 15 anni, anche di più. Prima c'era un'altra, la signora lì, che è anziana ormai, ha lasciato le redini a me. Lei è proprio di qui? Sì, io sono proprio di Celleno. Quindi insomma è anche un momento di condivisione con la sua storia, sì, è attaccata? Mi piace proprio perché essendo proprio qui di Celleno ce lo sentiamo proprio nel cuore noi, il Santissimo Crocifisso, questa chiesa qui. È proprio la nostra. E vivendo qui da tanti anni, ha qualche aneddoto particolare sul posto? Perché ci ho fatto tutti, ci ho sposato, ci ho fatto l'anniversario del matrimonio, il 25esimo, mi ci ha sposato un figlio, insomma ho tanti bei ricordi, sì. Quindi diciamo è legata a questa chiesa? Sì, molto, molto, sì. Va bene, grazie mille. Prego. Noi ci troviamo adesso in compagnia di Beppe il Sarto. Ciao Beppe. Ciao. Lui è un cittadino del borgo che adesso ci racconterà qualche aneddoto su come è cambiato il borgo rispetto a quando lui era bimbo e viveva qui rispetto ad oggi. La differenza è enorme, in quanto prima ci si abitava, adesso ci si viene a fare una passeggiata, a vedere i ruderi che sono rimasti. Quando ero ragazzino ho dei bellissimi ricordi, sembrava di stare benissimo, anche se pensandoci adesso non so perché, forse perché eravamo ragazzini e non conoscevamo meglio soprattutto e stavamo benissimo. E ho avuto una grossa delusione invece quando sono andato militare e sono tornato e ho trovato che il paese non c'era più. Proprio ci sono rimasto talmente male che... E poi per un periodo pensa a quando sognavo un sogno bello che mi svegliavo contento, era una callarella con la cucchiaia, la martellina e l'attrezzi da muratore che venivo a restaurare la casetta dove avevo abitato, che poi era angusta, un buco, diciamo c'era un po' di scaline di pietra sconnesse per raggiungere l'ingresso. Poi una stanzetta dove era cucina, tavolino, tutto. Poi per andare a dormire c'era la scala a pioli di legno di sopra, quindi io ero piccolo, dormivo di sotto col vento che ululava la notte e questo pure mi è rimasto dentro perché quando c'è il vento sto bene. E invece adesso quando vengo qui sento che c'è qualcosa che mi lega a questo luogo e mi fa star bene. E la gente si viveva in una maniera completamente diversa perché le case erano le case sempre aperte, nessuno chiudeva casa e più c'era la buca per il gatto per tutte le case perché quello serviva per proteggersi dai topi. E poi anche noi ragazzini che ci lasciavano magari anche quando eravamo un po' più grandini da soli, in qualunque casa quando ci veniva fame andavamo, mangiavamo un pezzo di pane, insomma non è che trovavi di più, insomma però. Quindi possiamo dire che per quanto questi siano dei ricordi semplici, sono comunque bellissimi e ti legano in qualche modo a questo posto. Sì, molto, molto. Pensa, questa è una stupidaggine, c'avevo pure un canetto che quando lo portavo qui impazziva,
perché forse sentiva quello che sentivo io, non lo so. Dalla felicità. Era felicissimo. E anche a me mi sembra che mi faccia bene venirci, però ogni tanto, infatti, Piero mi vede spesso, insomma, da queste parti. E tu che lavoro fai? Adesso ho deciso di smettere, ho fatto il sarto fino adesso. E anche questo è stata una cosa che è successa così per caso, non l'avrei mai scelto, insomma, perché ero ragazzino, ho finito le elementari, mi sembrava un lavoro da femmine, proprio una cosa insopportabile, tant'è che a quel povero maestro che mi ha assunto, dispetti di ogni genere. A più non posso. Sì, pur di andare a rientrare presto a casa la sera, mettevo una spilletta dentro il portalampade e avvitavo la lampadina, quando mi diceva, vabbè, non ci vedo più, accende la luce, scoppiava tutto e io andavo a casa, ecco. Quindi diciamo questi trucchetti c'erano già, insomma, all'epoca. Sì, perché veniva spontaneo. Cercare di sviare il più possibile. Perché il sarto proprio, invece, poi da più grande sono andato presso una sartoria dove c'erano i miei coetanei pure che facevano questo. Un po' dice, no, sei in più ti fa, e poi no, io non sono un tipo che resta indietro, allora mi sono dovuto dare da fare e imparare il mestiere, insomma, che poi tra l'altro è stato pure fortunato, diciamo. Perché? Va bene Beppe, grazie mille per questa testimonianza e per aver ripercorso tra l'altro con noi questi anni e averci un po', insomma, riportato a quella che poi era l'epoca, che spesso, insomma, al giorno d'oggi ci si dimentica di come magari viveva qualche anno fa, ma soprattutto magari venendo dalle grandi città non si capisce appieno quella che può essere la vita di un borgo. Grazie mille. A voi. La storia qui c'è, cioè, di susseguirsi, appunto. L'attrazione di grandi e piccini li abbiamo portati qua per un semplice motivo, per ricordare un po' la tradizione del paese, del borgo. Le cose andavano male, si buttavano qua sotto, poi veniva con la calce disinfettato, quando era pieno veniva chiuso, aperto da un'altra parte. In questo momento ci troviamo all'interno di una chiesa particolare perché è stata di fatti adibita a un museo musicale, un percorso musicale di fatto che va dal 1800, io non sono da sola, sono in compagnia del proprietario che... Troviamo però adesso in compagnia di Vincenzo Peperello, membro dell'Asso Turismo Regionale Lazio, Confedercenti. Salve! Salve a voi, buongiorno. Grazie per essere qui con noi e parlare di questo meraviglioso borgo. Allora, parlando proprio di questo borgo, qual è l'importanza in questo contesto del turismo della Tuscia? Diciamo, il borgo di Celleno si inserisce, come dire, a pieno titolo, ho tutta un'altra serie di emergenze storiche, artistiche, dei borghi più belli d'Italia. Diciamo,
un'attrattiva fondamentale anche per tutta una serie di turisti che si muovono dietro questa motivazione. Infatti oggi più che di destinazione dobbiamo parlare di motivazione, si parla sempre più di turismo emozionale, di turismo esperienziale, quindi il turista vuole sempre più conoscere la realtà che visita, quindi vuol sapere della cultura, del luogo, delle tradizioni, del folklore. Questi sono tutti elementi, un mix diciamo di elementi che sicuramente saranno sempre più diciamo proposte allettanti per il turista, soprattutto anche un turista alla ricerca della qualità della vita, quindi anche rispetto a quelle che sono le tradizioni della cultura del mangiare, del bere, e questo è un territorio che appunto è ricchissimo di tutti questi elementi. Noi ci troviamo in questo momento tra l'altro appunto a Celleno, che fa anche parte del gruppo di azione locale. Vuole menzionare qualcosa a tal proposito? Allora, gruppo di azione locale significa appunto una sigla che è il GAL, che nasce dietro un partenariato pubblico-privato e beneficia di un finanziamento da parte della Regione Lazio di 5 milioni. Insieme a Celleno fanno parte altri 10 comuni della valle, diciamo della Teverina, sono tutti comuni che magari si affacciano più nella valle del Tevere. Anche qui, ecco, dobbiamo dire che lo sviluppo futuro non potrà prescindere se non da una programmazione negoziata, quindi pubblico-privato che si mettono insieme e danno vita a dei progetti soprattutto di marketing territoriale molto orientato, chiaramente destinato sia ad attività di promozione ma anche di valorizzazione e riposizionamento anche sul mercato, diciamo, di queste peculiarità, che appunto, come dicevamo prima, il progetto fa parte del PSL, quindi è appunto questo progetto. Tra l'altro proprio in questi giorni la Regione Lazio sta facendo una serie, diciamo, di interventi sul territorio proprio perché la programmazione precedente è finita, è giunta al termine, la nuova programmazione 2021-2027 destinerà ingenti risorse, diciamo, e finanziamenti anche del PNR, della legge sulla rigenerazione urbana, e questo è importante anche per tutti questi comuni, questi borghi. Noi pensiamo in provincia di Viterbo 60 comuni, ma sono circa 80 i borghi, diciamo, classificati appunto come centri storici. Quindi questi progetti messi insieme, quindi queste risorse dovranno proprio prima di tutto andare alla rigenerazione urbana, cioè destinare dei fondi che servono alle ristrutturazioni, servono appunto, ma anche una parte di interventi immateriali che appunto serviranno per fare nuove proposte. Ormai dopo il Covid, accenniamo solo questa cosa, ha creato grossi problemi, ma diciamo ci saranno nuove opportunità, quindi sono opportunità che vanno colte, e soprattutto il nostro petrolio, noi tutti i giorni calpestiamo i nostri giacimenti di petrolio che sono appunto i centri storici, sono l'archeologia, quindi il futuro necessariamente sarà sempre più legato alla capacità di territori di calamizzare investimenti dall'esterno e appunto interesse all'esterno, che per noi sarà fondamentale catalizzare flussi di visitatori, quindi di turisti, ma il turista non dobbiamo più pensare al turista del precedentemente al Covid del 2019, perché comunque il mercato ormai richiede nuove proposte, nuove opzioni, e quindi ecco, dobbiamo essere tutti insieme bravi appunto con questi partenariati pubblici e privati, riposizionare la nostra offerta sui mercati. Senta, ricordiamo che siamo nel cuore dell'Etruria. In chiusura, visto che siamo giunti in conclusione della nostra intervista, vuole aggiungere qualcosa in merito a questo borgo? Diciamo, noi siamo nel cuore dell'Etruria, soprattutto Etruria meridionale. La storia qui c'è un susseguirsi appunto della storia attraverso le varie
quindi dagli Etruschi al Medioevo, ci sono tanti giacimenti, tanti, diciamo, testimonianze che appunto di queste civiltà che si sono susseguite nel tempo. E questo devono diventare, purtroppo lo dobbiamo dire anche con un po' di autocritica, che nonostante possediamo più di ogni altra nazione al mondo, diciamo, questi giacimenti, queste eccellenze, questa cultura, siamo riusciti a sfruttare al massimo queste potenzialità. Quindi, come dicevo, il futuro necessariamente sarà legato alla nostra cultura, a come noi riusciremo appunto a trasmettere sia all'estero ma anche alla stessa nazione. Abbiamo visto ultimamente l'importanza anche di un turismo di prossimità, cioè persone che vengono, scoprono per la prima volta. Quindi anche questa programmazione non deve essere orientata a pensare di recuperare quote di mercato che noi abbiamo perso, o permanenza, o la permanenza media, o giorni di permanenza, ma dobbiamo far capire ai nostri visitatori, ai nostri turisti, che questo è un territorio che si può venire più volte, e ogni volta che si viene a scoprire, a gustare, a vivere il territorio con esperienze e motivazioni diverse. La ringrazio moltissimo per il suo intervento. Grazie a voi. Allora, qui abbiamo la nostra mascotte del Borgo Fantasma, Gina, la Sinella Gina, attrazione di grandi e piccini. L'abbiamo portata qua per un semplice motivo, per ricordare un po' la tradizione del paese, del borgo, perché tanti anni fa, quindi, il borgo si accedeva, come oggi, solamente attraverso l'asino, e rappresentava per le famiglie l'unico mezzo di sustentamento, si riscaldavano anche gli ambienti. Vi racconto un aneddoto relativo a Gina, per dire quanto i ragazzi di oggi conoscono pochissimo l'ambiente. Qui c'era un ragazzo un giorno che, chiamando il padre, diceva: babbo, corri, corri, che qui abbiamo una grande pecora. La grande pecora era l'asina. Quindi, per dire come i ragazzi di oggi sono totalmente assenti dalla vita reale. Questo è veramente accaduto, questo aneddoto. Ok, allora siamo all'interno di un forno del 1400. Questo era il forno comune del paese, usato anticamente per cuocere il pane per tutti i cittadini. Quello che vedete qui davanti a voi, questo è proprio il forno come era concepito. Ovviamente manca, come si dice, il supporto dove viene appoggiato il pane per essere cotto. Negli anni questo basalmente è caduto e è rimasto solamente la parte vuota. E questo era il comignolo dove usciva il fumo. E il fornaio, dall'esterno, comandava, come si dice in gergo, il forno. Quindi, con queste palle lunghissime, spostava la brace, metteva le pagnotte e il lievito e cuoceva il pane. Questa era, diciamo, era la stanza del fornaio. Ci siamo inventati, ci siamo immaginati che un forno poteva essere così. Qui c'era il fornaio che prendeva nota della gente che portava il pane, quindi la signora portava il pane, logicamente il pane era tutto timbrato perché ogni famiglia aveva il proprio timbro. Poi il pane veniva cotto, quando era cotto tornava la signora e lo portava a casa.
Quello che vedete di lato, diciamo, era l'immondezzaio del forno, questo era il butto del forno, qui si buttava, diciamo, la roba di risulta, le cose andate a male, si buttavano qua sotto, poi veniva con la calce disinfettato, quando era pieno veniva chiuso, aperto da un'altra parte. Ci troviamo all'interno di una chiesa particolare perché è stata di fatti adibita a un museo musicale, è un percorso musicale di fatto che va dal 1800. Io non sono da sola, sono in compagnia del proprietario che ci spiegherà adesso come funziona questo percorso e soprattutto ci troviamo vicino ad uno strumento particolare, ce lo vuole descrivere? Ah, ecco, questo è un organetto musica meccanica, seconda metà dell'Ottocento ed è un aerofono. Praticamente ci sono due mantici che soffiano aria, questa è un'armonica a bocca, invece di suonarla dal lato superiore entra l'aria nel lato inferiore. Il cartone è uno spartito musicale, al posto delle note ci sono i fori. Quando il foro della carta corrisponde al foro dell'armonica, esce aria e la nota suona. La posizione dà la tonalità, la misura dà il valore della nota. Più lunga è il foro, più duratura è la nota. La musica è una musica meccanica. Il fonografo è la prima macchina parlante. Edison lo brevetta nel 1878. Per la prima volta riesce a registrare la sua voce e a riprodurla. La musica poteva essere registrata in qualsiasi modo tramite gli organetti già nel Settecento. La voce no, la voce era impossibile. Lui nel 1878 ci riesce con il fonografo, che poi naturalmente si chiama tinfoil, fonografo gli viene dato dopo il nome, significa tinfoil, foglio di stagno, perché tramite un foglio di stagno riesce a fare l'incisione, invece fonografo, scrittura del suono, gli viene dato dopo. Avvolge, praticamente prende un cilindro di ottone 10x10, solcato, grossi solchi, larghi, profondi e sono a spirale. Naturalmente facendo girare la manovella il rullo avanza, ricopre il rullo con questo foglio di carta stagnola, poi attraverso questo apparecchio che è un trasduttore riesce a fare l'incisione. Lui parla qua dentro, le sue onde vocali fanno vibrare questa membrana, la fanno vibrare meccanicamente. Attaccata alla membrana c'è una puntina di metallo, va al primo solco, immerge la puntina nel primo solco, io è inutile che ci vada, parla qua dentro facendo naturalmente vibrare la membrana. La membrana, attaccata alla membrana c'è una puntina, la puntina immersa nel solco traccia un percorso ondulato a secondo dell'intensità, del volume, del timbro della voce. Se lui parla forte la membrana vibra più forte e la puntina va praticamente nel solco, si immerge nel solco più profondamente, se parla piano meno profondamente. Allora riesce a fare, recita una filastrocca per la prima volta,
una filastrocca, Mary had a little lamb, Mary aveva un agnellino, toglie alla fine della registrazione, naturalmente, alla fine della registrazione, alla fine del registratore, toglie il trasduttore e torna al punto di partenza, Io inutile che ci vada, immerge la puntina in quello stesso punto e come prima la puntina sotto l'impulso della voce aveva determinato quel percorso ondulato e sconnesso, ora ci passa sopra e lo legge. Dici, perché macchine parlanti? Macchine parlanti perché questo qua è un fonografo dove in questo cilindro addirittura c'è inciso la voce dello speaker che annuncia il brano. Questa è una macchina meccanica, io la carico e facciamo partire il brano. Questo è un rullo di cera. Allora diciamo, siamo giunti qui al pezzo più importante della collezione, è tutto bello, ma questa è una chicca della collezione. Questo è un televisore inglese del 48, un Bush, qui non funziona, funziona in Inghilterra per le frequenze. Abbiamo predisposto questo giradischi attaccandolo qui all'audio del televisore. Che fa un giradischi? Fa girare il disco, però in questo caso fa girare un'altra cosa. Io andavo a Roma, Napoli, acquistavo una cartolina, una semplice cartolina, la mettevo sul giradischi, anzi, l'acquistavo, scrivevo tanti saluti da Napoli, indirizzo, la imbucavo e la spedivo. Quando arrivava a casa, logicamente, chi aveva il giradischi la metteva e posizionava il pick-up qua e partiva. Senti, ma se io ti dovessi chiedere qual è il pezzo forte di questa macelleria, tu cosa mi consiglieresti? Beh, abbiamo diversi cavalli di battaglia. Quindi qui ci sono tutti i prodotti tipici di Celleno, ricordiamolo. Tra l'altro siamo in periodo pasquale e io qui dietro di te vedo tantissime pizze pasquali. Ci vuoi un po' parlare di questa tradizione? Senta, e lei cosa vorrebbe in un futuro per questo borgo? Qual è il suo sogno? Bene, noi ci troviamo in un luogo a dir poco appetitoso, ci troviamo di fatti nella macelleria di Celleno con tutti quelli che sono i prodotti tipici, ma non mi trovo da sola perché sono in compagnia di Francesco che è il titolare. Ciao Francesco,
Grazie per aver accettato il nostro invito e soprattutto per rispondere a quelle che sono le nostre curiosità sulla macelleria e su quelli che sono i prodotti tipici. Prima di iniziare però l'intervista, io ci tengo a sottolineare che questa macelleria è a gestione familiare. Difatti, come vi siete suddivisi i compiti? Siamo io, mio fratello Michele e mia mamma, insieme all'aiuto di due ragazzi. E i compiti ce li siamo divisi, che per quanto riguarda il banco e la parte amministrativa me ne occupo io, mentre per quanto riguarda tutta la lavorazione e tutte le preparazioni che facciamo se ne occupa mio fratello. Gli altri ragazzi ci aiutano a secondo di dove c'è più bisogno. Per quanto riguarda tutti i preparati invece la regina di casa è la mamma. È sempre la mamma, giustamente. Esatto. Senti, invece per quanto riguarda questi prodotti tipici, io so che sono altamente ricercati, tra l'altro so che vengono anche da Roma a prendere la vostra carne. Sì, per fortuna vengono da Roma e facciamo diverse spedizioni anche verso Milano. E tra l'altro ho visto anche una signora americana qui fuori. C'era anche una signora americana, sì. Non credo sia stata di passaggio, ma ci teneva ad assaggiare i nostri prodotti. Senti, qual è la caratteristica dei vostri prodotti? Come vengono allevati gli animali qui? Allora, noi fin da quando abbiamo aperto, eravamo giovanissimi, io avevo 20 anni, mio fratello 16, abbiamo aperto con la volontà proprio della valorizzazione del territorio. Valorizzazione del territorio e soprattutto un'attenzione particolare al benessere animale. Siamo cresciuti tra gli animali, anche noi abbiamo un piccolo allevamento di chianine, quindi sappiamo bene di cosa si parla. E per benessere animale intendiamo tutte quelle regole o quelle accortezze che servono a far crescere un animale in salute. E per quanto riguarda la carne bovina, noi lavoriamo soltanto chianina ed IGP, e come si può vedere qui dal certificato IGP si può vedere l'azienda di nascita, che è Brachini Evangelista, ovvero mio padre, dove viene macellato, il peso e la destinazione Brachini Francesco, che è la macelleria in cui ci troviamo, la mia macelleria e di mio fratello. E questo per quanto riguarda la chianina. Per quanto riguarda il maiale, lavoriamo soltanto maiali nazionali e da qualche mese abbiamo introdotto anche la cinta senese, sempre un'eccellenza italiana e sempre un'eccellenza del territorio, proveniente dall'azienda Serpepe Bio, quindi proprio a pochi chilometri da noi. Senti, ma se io ti dovessi chiedere qual è il pezzo forte di questa macelleria, tu cosa mi consiglieresti? Beh, abbiamo diversi cavalli di battaglia, come per esempio le nostre bistecche alla fiorentina. Noi ci siamo specializzati nella frollatura, abbiamo fatto diversi corsi, quindi abbiamo bistecche alla fiorentina frollate 2-3, anche oltre, mesi. Poi abbiamo la nostra porchetta, particolare perché ha una cotenna così friabile che sembra mangiare delle patatine fritte. Facciamo la mortadella fatta da noi. I nostri hamburger, sia di chianina che di cinta senese, sono una vera eccellenza, li vengono a comprare da tutta la provincia. Quindi abbiamo diversi cavalli di battaglia. Soprattutto ci tengo ad aggiungere che nei nostri preparati, come anche le salsicce, non aggiungiamo né conservanti né additivi, c'è soltanto maiale, sale e pepe. Senti, visto che parlando di tutti questi prodotti ci è venuta fame, e dico ci perché parlo anche a nome dei cameraman che sono qui presenti a registrare la puntata, ci fai assaggiare un pezzettino di porchetta? Cavolo! Sentite com'è friabile. Allora, questa è una porchetta che cuoce a bassa temperatura per ben 12 anche 13 ore. Quindi abbiamo una porchetta molto succulenta e una cotenna molto molto friabile. Adesso andiamo con l'assaggio. Speriamo bene. Bene, la porchetta è stata tagliata, come possiamo insomma ben vedere. Procediamo però adesso con l'assaggio. Allora, andiamo con l'assaggio. Pazzesca. (Ride)
Ci troviamo adesso all'interno del panificio Bigioni e io sono in compagnia di Andrea, che si occupa della parte del laboratorio stesso. Ciao Andrea. Buongiorno, benvenuti a tutti. Anzi, grazie dell'opportunità che mi date di spiegare il nostro prodotto, anzi uno dei nostri prodotti. Quindi qui ci sono tutti i prodotti tipici di Celleno, ricordiamolo. Tra l'altro siamo in periodo pasquale e io qui dietro di te vedo tantissime pizze pasquali. Ci vuoi un po' parlare di questa tradizione? Come no, certo. Allora, innanzitutto la pizza di Pasqua è uno dei nostri cavalli di battaglia, perché è un prodotto che produciamo più o meno dagli anni 60. Cominciò mio suocero e trovò una ricetta molto antica, l'ha portata avanti e migliorata nel tempo e siamo riusciti ad avere un prodotto di elevata qualità che è anche molto conosciuta nella Tubuscia e nella provincia. E la pizza di Pasqua c'è una lavorazione un po' particolare, lunga, con diverse fasi di lievitazioni. E i prodotti, cerchiamo di usare prodotti di ingredienti solo locali, anche per quello che riguarda gli aromi. E niente, dopo un paio di giorni di lavorazione riusciamo ad avere questo prodotto, che sarebbe questo qua, e niente, c'ha il gusto unico e quasi insuperabile, non che sia un vanto. L'aroma, c'ha un aroma di cannella e ci sono dei liquori molto buoni. Purtroppo si produce solo in questo periodo perché, come tradizione vuole, non andiamo fuori tradizione, la facciamo solo da fine gennaio, febbraio fino a Pasqua. Come tradizione vuole che sia, giustamente, sì. Ma oltre a questa pizza pasquale, durante il resto dell'anno c'è qualche cavallo di battaglia del forno? Diciamo che noi produciamo tanta pasticceria secca. Pasticceria secca, che sarebbe quella da forno, che innanzitutto sono i brutti ma buoni, che riusciamo anche lì ad avere un buon prodotto, senza farina, assolutamente zero farina, che è solo zucchero e nocciole dei cimini, quindi sempre prodotti locali nostri. E ci sono anche altri prodotti, ma la linea è svariata e lunga, posso menzionare, ecco, i tozzetti, il cantuccio, quello toscano, che sarebbe questo qui, sul cantuccio toscano, che anche quello è un buon prodotto, che noi abbiamo migliorato mettendo anche, logicamente non paragonabile al cantuccio toscano perché è una ricetta solo nostra, ci abbiamo messo anche della cannella, del cioccolato fondente e siamo riusciti anche lì ad avere un buon prodotto. Quindi poi ci sono anche altre cose che facciamo durante l'anno, ma sempre stagionali nel senso che ogni stagione ci può avere il suo prodotto. Adesso quello che si fa tutto l'anno sono le crostate e tutto quello che riguarda la pasticceria secca. 3-4 volte a settimana facciamo i maritozzi, le ciambelle con l'anice o con l'uvetta, che anche quello è un prodotto locale, e poi comunque su richiesta riusciamo a fare un po' di tutto. Va bene, tantissime sono le delizie che tu ci hai appunto elencato e spiegato. Ti ringraziamo per la tua spiegazione. Tra l'altro, se volete assaggiarle, venite a trovare Andrea all'interno del suo forno nel borgo. Grazie mille Andrea. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Ebbene, noi ci troviamo in questo momento nel ristorante San Rocco. Io sono tra l'altro qui in compagnia di Andrea, che è anche il titolare. Ciao Andrea. Ciao cara. Parlaci un po' di questa attività, soprattutto come si sta svolgendo in questo momento con il turismo. Sì, il turismo diciamo che è in ripresa. E dopo tutto il periodo Covid subodoriamo insomma questa nuova ondata di turismo e poi tra l'altro per noi sono tutte grosse novità perché insomma Celleno non aveva questo grosso afflusso di turismo. Poi grazie insomma alla partecipazione un po' di tutti, dall'amministrazione a Piero e a tante altre persone, insomma le cose sono andate sempre meglio e quindi ci aspettiamo una bellissima estate. Si spera così. Senti un po', e quali sono invece i piatti tipici di questo ristorante, il tuo ristorante? Beh, noi facciamo piatti che rispettano diciamo la tradizione con prodotti locali. Abbiamo insomma un sacco di piatti tipici che girano seguendo la stagione settimanalmente quasi. Uno fra tanti possiamo dire il piccione ripieno della Letizia, che è un piccione praticamente ripieno con finocchietto selvatico, patate, salsiccia e l'interiore del piccione che viene cotto a bassa temperatura in tegame come si faceva una volta. È una ricetta che mi ha passato proprio Letizia, che ringrazio. Senti, io ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio tornare a lavorare, visto che sei anche giovanissimo, hai aperto un'attività tua, insomma è un passo importante. Tu cosa andresti a consigliare a qualche giovane, insomma, della tua età che vuole dedicarsi a questa attività, che vuole intraprendere questo percorso?
di sentirsi sempre libero di esprimere le passioni senza compromessi e con l'amore per quello che si fa. Questo più o meno mi sento. Va bene Andrea, grazie mille per la tua disponibilità. Ciao, buon lavoro. Grazie. Il ciliegio è una pianta di origine asiatica e fu diffusa in Europa fin dai tempi antichi. La pianta viene introdotta nel Lazio al tempo dei Romani dal proconsole Lucullo, con la diffusione della coltura lungo la valle del Tevere. Nel territorio in esame le origini si possono far risalire al tardo Medioevo come coltura secondaria negli oliveti e nei vigneti. Se ne trova traccia nei protocolli notarili del XIV secolo. Fin dagli anni successivi il dopoguerra, Celleno e paesi limitrofi, noti per le ciliegie dolci, danno origine a un commercio del prodotto. Le ciliegie tipiche di Celleno crescono in terreni sabbiosi o comunque poco compatti e ciò conferisce caratteristiche e sapore unici. I frutti sono in genere medio-piccoli, del tipo cosiddetto Ravenna della Sabina. Hanno la polpa diversa a seconda della varietà. Le duracine hanno la polpa dura e croccante e di colore bianco, rosso o tendente al bordeaux. Le tenerine invece hanno la polpa morbida e succosa e rossa. Ricco di sali minerali e vitamine, è un frutto ideale per disintossicare e depurare l'organismo e per sopperire alle carenze vitaminiche. Hanno una bassa concentrazione di grassi e quindi sono indicati in regimi ipocalorici o come spuntino in ogni momento della giornata. Le ciliegie di Celleno vengono coltivate secondo principi che mantengono intatte le qualità del frutto. Raggiunta la maturazione, verso la fine di maggio, i frutti vengono raccolti a mano, evitando così il processo meccanico, a volte traumatico. Stipate in cassette da 10 kg circa, vengono immesse subito sul mercato in continue piccole forniture che garantiscono sempre la genuinità e la freschezza del prodotto. Ottime se consumate fresche, sono anche ingrediente ideale per dolci, sciroppi e marmellate. Il colore rosso vivo permette un utilizzo a fini decorativi con gelatine, frutta candita, salse e guarnizioni di ogni genere. Per valorizzare la coltura, nel 1960 viene inaugurata a Celleno la Sagra delle Ciliegie, che, interrotta nel 1969 a causa della grave crisi produttiva del settore, è ripresa con successo nel 1996. Dal 1998 la festa ospita il concorso nazionale Ciliegie d'Italia, premio Claudio Locchi, che sottopone campioni di cerase provenienti da varie regioni italiane all'assaggio da parte di una commissione di degustatori qualificati. Proprio a Celleno, nel giugno del 2003, 20 comuni italiani hanno costituito l'Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, di cui Celleno è la città capofila, con la finalità di valorizzare il prodotto su scala nazionale e internazionale. Oltre agli stand per la vendita del prodotto, è prevista anche una gara fra produttori per l'aggiudicazione della migliore qualità. Numerosi carri addobbati con ciliegie ispirati alle varie contrade del luogo. Nell'ambito della festa si è andata affermando in questi ultimi anni la gara dello sputo del nocciolo di ciliegia. La sfilata si conclude con la crostatona, una crostata di marmellata di ciliegie lunga oltre 10 metri. Ci troviamo in prossimità del Consorzio della Ciliegia di Celleno e siamo in compagnia di Simone Tonizza, tra l'altro che è il presidente della Proloco. Ciao Simone. Buonasera. Senti, in quanto appunto presidente della Proloco, ci vuoi parlare di quelle che sono le iniziative in termini anche di feste e di fiere che si svolgono in questo borgo? Sì, diciamo le iniziative che svolgiamo con la Proloco nel Comune di Celleno sono molteplici, però la più importante e la più significativa per noi è appunto la festa delle ciliegie, dove diciamo la regina incontrastata appunto è la ciliegia. Celleno diciamo si è fondato appunto attorno a questo frutto già dall'antichità e poi appunto ne ha fatto una festa che va avanti ad oggi e va avanti
per 35 anni. Appunto quest'anno sarà la 35esima festa delle ciliegie, si svolgerà il secondo weekend di giugno e sarà il 10, l'11 e il 12. Come vengono i preparativi per questa festa così tradizionale che riguarda questo borgo? I preparativi iniziano dal mese di gennaio con varie, diciamo, riunioni con i vari enti del paese, con le varie associazioni, con il comune, e si cerca di organizzare appunto questa festa. Soprattutto le riunioni avvengono con i gruppi che poi andranno a costruire i tradizionali carri allegorici. Tra l'altro tu sei anche giovanissimo, cosa rappresenta per te essere a questa età, 22 anni appunto, che come mi hai detto che hai nel fuori onda, essere il presidente della Proloco? Per me è un grande onore essere presidente della Proloco a questa giovane età e anche un grande impegno per me. Cercheremo soprattutto di portare innovazione all'interno di tutte le feste che la Proloco organizza, guardando però alla tradizione comunque di queste feste. Invece per quanto riguarda la festa delle ciliegie, quali sono gli altri eventi che vanno a caratterizzarla? Allora, diciamo che gli eventi che caratterizzano la festa delle ciliegie per lo più sono tre, molto importanti. Uno è la crostatona, che è una crostata che raggiunge quasi 20 metri, una tra le più lunghe al mondo. Questa crostatona viene fatta dai nostri concittadini e viene fatta rigorosamente con la marmellata di ciliegie del consorzio appunto delle ciliegie di Celleno. Un altro elemento fondamentale è il torneo di sputo del nocciolo, ormai famoso quasi in tutta Italia. È diventata famosa grazie a vari programmi, è andata su un programma di Fiorello e anche al programma Tu sì che vales. E praticamente consiste in che i vari concorrenti si sfidano a sputare questo nocciolo di ciliegia e chi sputa più lontano vince. Il record ad oggi lo detiene un nostro concittadino, che è Mauro Chiavarino. E che record ha raggiunto? Il record è di 22 metri e 82. Wow! Grazie mille per il tuo intervento. Grazie mille. Adesso noi siamo in compagnia del sindaco di Celleno, Marco Bianchi. Salve. Grazie per essere qui con noi innanzitutto. Allora, essendo lei appunto il sindaco di questo borgo meraviglioso, quali sono gli interventi che sta andando ad effettuare per il borgo? Abbiamo iniziato qualche anno fa col metterlo in sicurezza. Come potete vedere è un borgo antico e molto deteriorato per certi aspetti, perché le rupi sono a rischio di frana, quindi stiamo facendo lavori di consolidamento soprattutto del versante nord, e poi mano a mano stiamo intervenendo su quello che rimane soprattutto degli immobili. Senta, e lei cosa vorrebbe in un futuro per questo borgo? Qual è il suo sogno? Beh, ce n'è più di uno. Sicuramente vederlo di nuovo popolato da turisti, ma soprattutto dai nostri compaesani che lo stanno sempre rivalutando, sempre di più. E Celleno ha questa caratteristica purtroppo di essere quasi completamente demolito. La parte dei ruderi è una parte che comunque può dare molto, perché liberandolo dai detriti che in questo momento lo coprono, si possono ritrovare le stradine, gli spiccati dei fabbricati, le cantine, tutto quello che poi era il paese fino a 70-80 anni fa. Restituire la memoria, restituire le emozioni di un popolo che ci ha vissuto per millenni, perché parliamo di un paesino che comunque ha origini etrusche e non ha mai abbandonato questo luogo fino, ripeto, a quando 80 anni fa, per decreto e per i crolli che si susseguivano, è stato definitivamente abbandonato. Noi vogliamo fare un recupero che sia a metà tra la storia e l'arte, che possa valorizzare il luogo per i suoi aspetti d'antichità e paesaggistici, e nel contempo
riprendere quella che poi è una tradizione recente, che è quella appunto del proprietario vissuto qui fino a 4 anni fa, Enrico Castellani, un grande interprete dell'arte moderna contemporanea che ha lasciato una grande eredità, un bellissimo ricordo oltretutto tra i nostri compaesani, e quindi unire anche questo aspetto dell'arte contemporanea a quelli che avevo appena detto del paesaggio e del valore artistico e archeologico dell'opera. Grazie mille Sindaco per il suo intervento, speriamo che appunto questi suoi sogni possano realizzarsi per questo meraviglioso borgo. Grazie a voi.